In riferimento al corso sul metodo autobiografico creativo che ho seguito online, diciamo che mi ha colpito principalmente la fase dell'autoritratto, dove appunto mi sono soffermata e ho fatto anch'io il mio autoritratto che faccio vedere. Diciamo che mi sono, vedendo il disegno, mi sono posta la domanda su come mi vedo, in particolare come mi vedono gli altri. Guardandolo, infatti, vedo subito questo disegno, questa mia figura che si vede solo a metà e mi percepisco anche di fretta. Infatti proprio questi capelli lunghi che non si addice al taglio che ho attualmente, probabilmente li ho disegnati così lunghi proprio per dare più movimento alla mia figura, per collegarmi proprio a questa mia fretta. È come se volessi queste maniche porgo in avanti, è come se volessi probabilmente prendere qualcosa che mi sfugge. E qui mi ha collegato un po' alla mia paura di fondo, il timore di farmi vedere per quello che sono, nella mia totalità, e questa paura di essere anche inferiore e meno capace degli altri. Mi suggerisce anche di andare più lentamente e di riflettere su ciò che avviene intorno a me, di ascoltarmi e seguire il mio istinto e non qualcosa che non mi appartiene. Quindi diciamo che questo metodo autobiografico creativo, per quanto mi riguarda, contribuisce a potenziare l'intelligenza emotiva proprio perché attraverso la creatività, la fantasia, si ha la possibilità di esprimersi liberamente attraverso le proprie emozioni e dare una forma a quest'ultima, a queste emozioni, mettendoci così in contatto con noi stessi, con la nostra profondità e attraverso un dialogo interiore. Attraverso poi la conoscenza di sé si arriva davvero ovviamente ad avere più consapevolezza e avere così la possibilità di entrare in empatia in modo migliore con gli altri. Questo metodo mi sembra possa essere utile in diversi contesti applicativi perché credo che entrare in contatto con se stessi non sia sempre così semplice. E utilizzando un metodo che faccia riportare alla fantasia e al gioco come questo, possa far emergere la voglia di scoprirsi e rimettersi in gioco per ritrovare autostima e armonia della propria personalità. Lo vedrei utile anche, soprattutto nei ragazzi adolescenti, dove essendo un periodo non chiaro per loro, questa fase di crescita che vede diversi cambiamenti sia a livello fisico che emozionale, potrebbe essere un aiuto a comprendersi e identificarsi meglio e valorizzando e accettando così la propria personalità attraverso una forma di gioco e di fantasia e senza magari quel modo di dover parlare ed esprimersi a parole che forse in quel periodo è un po' più complicato. Attraverso questo metodo mi sembra possa essere molto utile in questo contesto.